per il patentissimo. Buonasera. Non lo dico senza retorica, ma sono veramente felice di essere qui. Ho sempre nostalgia dei Rotary. Sono entrato nel Rotary che ero molto giovane. Entrai a 35 anni, nel 1980, a Milano Sud-Ovest, proprio qua vicino. E il socio più giovane prima di me aveva 50 anni. Era il club dove c'era Montanelli, Gardini, c'erano Mazzola. Bene, sono contento di essere qui, vi ringrazio, sono onorato di poter dire qualcosa, spero di poterlo dire in modo che anche i maschi capiscano. È stata lei a suggerirmelo. Perché dicevo che una volta, quando un ospite entrava a Rotary, diceva: cercherò di essere chiaro anche per le signore. Adesso, se lo dicessero, verrebbero lapidati. Bene. L'obiettivo che mi pongo in mezz'ora è di darvi una chiave di interpretazione di quello che sta succedendo, incluso la guerra in Ucraina. Ovviamente non farò un'analisi dettagliata, mi limiterò a tracciare uno schema che cerchi di essere il più logico possibile. Negli ultimi 50 anni il mondo è stato gestito, tutto il mondo occidentale e il resto del mondo, è stato gestito in un processo molto americano che si chiama Nuovo Ordine Mondiale. Non è la formuletta che ormai va anche su Topolino e Paperino. Nuovo Ordine Mondiale lo creò Henry Kissinger a fine anni 60. Questo nuovo ordine mondiale si fondava su una serie di utopie, cioè cose non realizzabili, è fallito in tutto, provocando tutti i problemi che in questo momento il mondo sta vivendo. Problemi economici, sociali, politici e morali. Economici. Il crollo del PIL nei primi dieci anni degli anni 70. La compensazione di questo crollo del prodotto interno lordo con la fase di consumismo del mondo occidentale. Ma per poter attuare il consumismo abbiamo fatto qualcosa di ancora più drammatico dal punto di vista strutturale. Abbiamo delocalizzato in Asia tutte le produzioni e deindustrializzando l'Occidente. Con le conseguenze che potete immaginare, no? Perché se io deindustrializzo per 25 anni un'area economica matura come è l'Occidente e industrializzo l'Asia, già potete percepire dove arriverò, dove andrò a parare. Quello, la potenza dell'Asia l'abbiamo creata noi, occidentali, ma non per amore, per affetto e per carità cristiana, ma per puro egoismo. Non sto facendo morale, questa è analisi logica di quello che è successo. Ovviamente in mezz'ora non posso andare tanto avanti. Mi limito ai punti essenziali. Poi vi darò una cifra che spero che vi ricordiate e che teniate a mente. Vado avanti, parlavo dei problemi economici, il problema dell'ambiente. L'ambientalismo nasce grazie al processo di consumismo in Occidente e delocalizzazione in Oriente. Perché in Occidente abbiamo decuplicato in 10 anni i consumi personali. In Oriente abbiamo delocalizzato il 60% di tutte le produzioni in un paese che doveva produrre a basso costo e quindi non guardava tanto come andava la temperatura o le emissioni del sole. Ho promesso di andare molto per sé. Questo è i problemi economici. Problemi politici. Torno un secondo indietro. Quali erano i tre grandi obiettivi del nuovo ordine mondiale? È inutile, non vi vengo a dire andatevi a leggere, perché non li avrà letti nessuno, tranne che qualche specialista, perché sono dei documenti impossibili da leggere e studiare. Io cominciai a farlo professionalmente.
Quindi è per quello che ho una certa dimestichezza. Ma se dovessi tornare indietro non ce la farei. I tre grandi obiettivi erano omogeneizzare le culture del mondo, relativizzare le fedi religiose, soprattutto dogmatiche, stoppare immediatamente il problema della crescita della popolazione. Questi sono i tre grandi assi. Che cosa hanno provocato i tre grandi assi? Quei problemi che vi stavo dicendo prima, quelli economici, perché se io freno il tasso di crescita delle nascite, il PIL crolla. Per tenere su il PIL devo aumentare i consumi individuali e vado avanti. Dal punto di vista politico si è verificato quel fenomeno che noi abbiamo osservato, ma che spesso facciamo un po' fatica a rintracciare nelle sue origini. La fine del sovranismo e dei nazionalismi nasce per riuscire a permettere la omogeneizzazione culturale e politica nel mondo globale. È inammissibile che un paese che all'interno del mondo globale abbia una forma di governo che contraddice gli ordini che arrivano per far tenere in piedi un mondo globale. Dal punto di vista morale è molto più facile. Uno dei primi statement che si sentiva ininterrottamente dire negli anni 80 era che il rischio maggiore della civiltà stava nel conflitto fra le diverse religioni. Addirittura un professore universitario di Stanford scrisse un libro, Huntington, La Crash of the Civilization, lo scontro fra le civiltà, e divenne un dogma, divenne un credo. Le religioni dogmatiche sono quelle che produrranno uno scontro di civiltà. Prima sintesi. 1970, questo è il messaggio che vi do dal punto di vista numerico. Vi prego, tenetelo in testa, perché così evitate di farvi suggestionare dalle stupidaggini che ininterrottamente si leggono sui giornali o si sentono scrivere. Tutti in ugual modo, quando parlano di problema sociale della popolazione, dicono: negli anni 70 eravamo 4 miliardi, oggi siamo 8 miliardi. Dobbiamo immediatamente intervenire. Avete mai sentito dire che questo vale esclusivamente per l'Occidente? Nel 1970 al mondo c'erano 4 miliardi di persone. Passatemi gli spiccioli, 4 miliardi e 50 mila, passatemi, cifre rappresentative significative. Negli anni 70 c'erano 4 miliardi di persone. 1 miliardo in Occidente, USA e Stati Uniti, Europa, 3 miliardi nel resto del mondo. Censimento del 2021, di dicembre 2021, al mondo ci sono 8 miliardi di persone, 1 miliardo in Occidente, 7 miliardi nel resto del mondo. L'avete mai sentito? No, si dice soltanto che la popolazione è raddoppiata in 50 anni, ma non dicono dove. Adesso vi spiego l'implicazione e vi do i due valori per il 70 e per il 2021 che riguardano il PIL mondiale. Negli anni 70, l'Occidente, che aveva il 25% della popolazione, 1 miliardo su 4 miliardi, aveva il 92% del prodotto interno lordo mondiale. Oggi l'Occidente, che ha 1 miliardo su 8, quindi 12,5% della popolazione, ha meno del 45% del prodotto interno lordo. Perché è importante e significativo questo da tenere in testa? Ma perché non siamo più negli anni 70. L'Occidente non conta più niente.
ma non solo non conta più niente perché come valori li ha persi quasi tutti, ma non conta più niente dal punto di vista economico e popolazione, produttivo. Quindi invece di strillare tanto, dovrebbe riflettere molto di più il famoso Occidente. In questi giorni l'avete letto dappertutto, che il Papa vuole consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria secondo il messaggio di Fatima, perché altrimenti la Russia disperderà i suoi errori nel mondo. Ma dall'altra parte, Russia fino alla Cina, non sono mica convinti che sarà la Russia a disperdere gli errori del mondo, soprattutto il materialismo. Sarà gli Stati Uniti d'America. È la mentalità americana che ha corrotto i costumi, quello che pensano dall'altra parte. Quindi i nostri giornali possono urlare finché vogliono, ma dall'altra parte ci sono delle riflessioni che non sono mica riportate nei nostri giornali. Ovviamente è inutile che dica non sto difendendo quello che sta succedendo nella guerra, mi pare evidente. Bisognando dei fondamenti. Allora, adesso torno indietro. Secondo punto. Come è stato in piedi l'Occidente dopo aver fatto tutto questo? Allora, smette di far finta. Per compensare il crollo della crescita del prodotto interno lordo, crea il consumismo. 5 volte in 20 anni aumentati i consumi individuali. Non è difficile per noi. Andiamo a aprire i nostri famosi armadi e guardiamo quanti vestiti abbiamo comprato in saldo e non abbiamo mai messo. Il consumismo è stato una regola di vita imposta per tenere su la crescita del prodotto interno lordo. Stava collando. Ma per creare il potere d'acquisto di noi occidentali abbiamo dovuto ridurre i costi. E come si fa a ridurre i costi? Ci fanno produrre in Asia a dei dove c'è una forma di schiavismo, se volete, e poi riportandoli qui in Europa a dei costi miserabilmente bassi. Poi ci siamo anche dimenticati però di un'altra cosa, che se su 30 anni, questi qui sono 50, ma la vera crescita incomincia agli anni 80, se su 30-40 anni si blocca la crescita della popolazione, noi siamo a crescita zero da 20 anni, crescita zero vuol dire 2 figli a coppia, per chi non lo sapesse. L'Italia da 15 anni era 1.3-1.4 figli a coppia. Che cosa comporta il blocco improvviso delle nascite in un paese maturo? L'invecchiamento della popolazione. Ma l'invecchiamento della popolazione che impatto ha economico? Il più semplice. Aumento di costi fissi di sanità e anzianità, quindi le pensioni. Negli anni 70, l'Istat le persone che erano uscite dal mondo produttivo, erano andate in pensione, erano il 10% in Occidente. Oggi è il 32%. Come si assorbe il costo degli aumenti dell'anzianità, del costo dell'anzianità, aumentando le tasse. Andate a vedere Istat, anni 70-75, il peso delle imposte in Italia era il 25% sui redditi, oggi è il 52%. Ora, se questi dati e queste riflessioni, una persona di buon senso che vuole osservare cosa succede al mondo, non li ha in testa, non può capire niente di cosa stiamo oggi affrontando, neanche può capire che cosa potrà succedere. Come è andato avanti, però, dopo aver innestato questo processo, il mondo? È andato avanti con una serie infinita di cosiddetti reset. Oggi si chiamavano reset, oggi li chiamiamo reset. Prima li chiamavamo cambiamenti di rotta, correzioni. Il primo è negli anni 92. Il nuovo ordine incomincia, debutta negli anni 70, dagli anni 1970 a 75. Nel 1992 abbiamo il grande reset che nasce dopo il crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda. E inizia la globalizzazione accelerata. Questo è il primo reset. E in Italia ne sappiamo qualcosa,
perché abbiamo avuto, per poterlo imporre agli italiani, hanno fatto Tangentopoli e ci hanno obbligato a fare una politica che non era molto corretta per entrare nell'euro, soprattutto che riguarda le privatizzazioni. Per chi è esperto di queste cose, però non voglio dilungarmi su questo, perché se no la dottoressa, che è amministratore delegato di un grande gruppo, capisce. Magari la battuta, voi non capite. Lei sì, voi no. Allora, torno. Dai, ormai non pensa di me, però lei se ne è cercata, eh? Allora, vediamo. Il reset. Il primo reset è stata l'accelerazione della globalizzazione. Il secondo è stato a seguito delle conseguenze della globalizzazione accelerata, cioè il 2001, l'11 settembre. A seguito di questo, che porta gli Stati Uniti, che avevano dopo la guerra fredda ridotto le spese militari che oscillavano tra il 12 e il 14% all'anno, le portano al 4%. Dopo l'11 settembre incominciano a fare risalire. E per compensarle, cosa hanno fatto? La politica famosa dei subprime, cioè far crescere il prodotto interno lordo con dei sistemi non corretti, cioè finanziare l'acquisto della casa a chi non si può neanche comprare la porta della casa. E infatti nel 2008 le banche salgono. E quindi nasce il terzo reset. Vi ricordate quando nel 2008 salta la prima banca americana, si chiamava Lehman Brothers. C'è una famosa storiella vera. Salta la banca e Bush, il presidente, chiama Greenspan, che era il capo della Federal Reserve, e gli dice: Greenspan, ma che sta succedendo? Saltano le banche. Perché? Perché le famiglie non pagano i mutui, quelli del subprime. È ovvio, non potevano pagarli, non si sapeva già da prima. Non pagano neanche le carte di credito, debito delle carte di credito. Perché? Perché allora gli americani avevano una esposizione nei confronti del sistema bancario tra 3 e 4 volte i redditi annuali. Perché? E tutto questo veniva sostenuto per far consumare, 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 perché altrimenti il PIL sarebbe cresciuto. E fa Bush. Ma scusami, mai detto che negli ultimi 10 anni, siamo nel 1989, queste cifre io le ho in testa con enorme precisione perché è il mio mestiere. Nel 1989, dice Bush a Greenspan, ma negli ultimi 10 anni, quindi dal 1999, 1998 al 2008, mai detto che c'è stata una crescita del PIL del 34% in 10 anni. Il famoso 3, 3,5% annuo. E il Greenspan dice, è correttissimo, è vero. Ma vuol sapere di quanto è aumentato il debito delle famiglie? È passato da 68% del PIL a 96%. Quindi la crescita vera, spogliata dal debito delle famiglie, che non è mai stato pagato, è stata 4% in 10 anni. Voi vi rendete conto cosa vuol dire se il mondo scopre che il tasso di crescita vero, invece del 40, del 30, è stato il 4%, che i fondi pensione crollano, il valore immobiliare crolla, perché è stato gonfiato, gli stipendi, i bonus crollano. È evidente, in 10 anni io faccio le mie stime di valorizzazione su una crescita del 34% e scopro che non era vero. Tanto che gli Stati Uniti in quel momento, e anche questo mi meraviglio che venga insegnato nelle cosiddette università e venga anche ignorato nei grandi studi, andate a vedere i dati che vengono forniti da qualche bravo analista e vedrete che nel 2008 gli Stati Uniti avevano un rapporto tra debito pubblico e PIL del 63%. Gli Stati Uniti nazionalizzano per salvare le banche il debito delle famiglie e passa dal 63 al 112%. E dove viene collocato? In Asia. Togliendo dai piedi i debiti pubblici di nazioni come l'Italia, la Spagna e la Grecia, che non avevano questa
capacità negoziale con l'Asia. Questi sono i reset che abbiamo fatto. Poi ce n'è uno del 2017 che è la fine del welfare, il mondo occidentale decide di tagliare il welfare. Non pago più il welfare, tagliamo tutti i costi, vi ricordate? È il 2017, è l'epoca anche della Brexit, in cui l'Inghilterra, il Regno Unito, si rifiuta di coesistere con un sistema di cui non aveva più fiducia né stima. E poi arriviamo al 2020. E questo è il grande reset, con cui concludo, ma devo spiegare. Il grande reset chiamiamolo così, del 2020, è quello con cui l'Occidente, da una parte Stati Uniti per conto suo, e l'Europa dall'altra, emettono una massa di debito enorme per far sostenere una ripresa dopo il periodo del lockdown. Prescindiamo da come si è fatto bene, se è stato fatto male, se è corretto o non è corretto. Prescindiamo. Hanno fatto un grande reset per uscire da una situazione che era quella del lockdown dovuto al Covid. Ma avete letto le due assi strategiche con cui è stato fatto il recovery, o Next Generation Plan, cioè la ripresa? L'avete letto? Transizione energetica e riduzione costi. Ora, fate attenzione. Che cosa vuol dire in pratica? Vuol dire che non compro più petrolio, carbone e gas, ma faccio soltanto, spero soltanto che il sole giri. Secondo, devo fare investimenti in tecnologia per ridurre i costi in Occidente al punto tale da portarli vicino ai costi bassi asiatici. Abbiate pazienza, vi faccio la domanda. Ma chi è che ci smena? Certo, qualche superficialotto dice, vabbè, è un po' di sofferenza, anche noi dobbiamo farla. Però, insomma, il mondo è tutto inquinato, non basta uscire, che non si respira, cadiamo per terra. E il problema sarà anche vero, e non voglio dirlo, ma chi l'ha causato? L'ha causato alle decisioni strategiche del nuovo ordine mondiale, che fa delocalizzare il 60% delle produzioni in un paese che, dovendo produrre a basso costo, non gliene frega niente delle emissioni di CO2 e quintuplica i consumi in Occidente. Quindi i viaggi, le macchine, gli aerei, le fabbriche. Voi sapete che la seconda industria più inquinante al mondo è quella della moda? Lo sapete? Non lo sapete. Quante cose però non sapete? Perché non ve le dicono queste? Abbiamo qui l'amministratore delegato di Longshan. Domandategli qual è l'industria che più inquina dopo il petrolio. No. Allora, cosa è successo? Che oggi l'Occidente ha deciso di instaurare una strategia di ripresa della sua posizione in perdita verso l'Oriente con due nuovi capitalismi scritti dai grandi guru di Wall Street. Capitalismo inclusivo e capitalismo sostenibile. Ora tutti noi ne abbiamo fin sopra la testa da 3 anni. L'espressione inclusivo e sostenibile ormai entra persino nella carta igienica, inclusivo e sostenibile. Inclusivo. E sono stati presi, tra l'altro, queste due espressioni dal Magistero di Papa Bertone. Andate a leggere, fratelli tutti, è pieno di inclusione e sostenibilità. Uno dice, cosa vuol dire includere? Ve lo dico io. C'è scritto nei piani strategici cosiddetti che chiamiamo di Wall Street. Includere vuol dire tutti devono poter consumare. Per poter far consumare tutti, anche a costi marginali, devo fare investimenti in tecnologia. E tutti devono essere connessi col digitale. Primo. Secondo, cosa vuol dire capitalismo sostenibile? Capitalismo che non inquina. Zero inquinamento. Ora, voi pensate, mettetevi nei panni di qualcuno che sta a Mosca e dice, caspita, in 5 anni, nel 2030,
A chi vendo io l'80% della mia produzione? Voi direte, ma chi se ne frega? A lui no. Lui non dice chi se ne frega. La Cina, se voi dentro il 2030 le emissioni devono essere, la Cina blocca il suo stadio di sviluppo economico. Voi direte, chi se ne frega? Sì, noi ce ne freghiamo, loro no. Loro no. Di queste cose bisogna tenere conto. Io non dico. Allora, conclusione. Vi dicevo, il vecchio nuovo ordine mondiale è fallito, lasciando le ceneri da raccogliere e non sappiamo se ci riuscirà. È evidente che sta nascendo un nuovo ordine. Perché la dichiarazione vera Putin nei confronti del mondo è: io non sto più in Europa. Lasciamo stare perché se vuole la centrale, se vuole non farsi aggirare dalla NATO che lo circonda, tutto quello che vuole. La sua decisione, il messaggio è: io con voi non sto. E con chi sta? Allora, qual è la logica dell'economista? Su cosa, su quali punti, quali vantaggi, quali meccanismi vai a immaginare che nasca un nuovo ordine, un nuovo sistema di potere? Signori, è facilissimo. Il controllo delle materie. Il nuovo ordine vedrà tutti coloro, i grandi produttori di materie prime, ma non soltanto il petrolio, che creeranno una opposizione ai consumatori di materie prime. Il mondo si ritornerà ad essere diviso in consumatori che faranno, strilleranno dalla mattina alla sera e diranno tecnologia, tecnologia, ambientalismo, eccetera, eccetera, e loro creano le materie prime. E che saranno la Russia, tutto il Golfo Arabo, l'Arabia Saudita, Qatar, una parte dell'Africa, Brasile. Comunque sono cani. Il Brasile è un po' lontano. È più facile immaginare una ricomposizione. Questa è una chiave di lettura mia, personale, piena piena di incompletezze, ma non è legata al fatto che volevo dirvi cosa sta succedendo. Voglio spiegarvi il meccanismo per cui si è arrivato. I meccanismi sono che l'Occidente per 50 anni ha cambiato il mondo. E guai a fare osservazione. Guardate cosa sta succedendo. Si veniva immediatamente la via. Perché? Ma perché eravamo in Occidente. Non siamo abituati a stare in altri ambienti, in altri sistemi, in altre culture. Detto questo, lo riepilogo molto rapidamente. Negli anni 70 il mondo occidentale elaborò un progetto utopistico che si chiamava il nuovo. Voleva fare tutti belli, ricchi e felici. Ci ha fatto tutti brutti, poveri e infelici. Ma per non ammettere le cause degli errori, ha agito solo sugli effetti, facendo il reset, infiniti reset. Io ve ne ho parlato di 3 o 4, ce ne sono almeno 15 o 20 per il reset. L'ultimo reset è quello che prende occasione dal Covid, e che è un reset drammatico dal punto di vista strutturale, perché va a toccare gli interessi economici di due grandissime nazioni. Forse più. Che questo concorre a spiegare quello che sta succedendo. Grazie.